Salve a tutti ragazzi e bentornati in questa terza parte de I mastini di Baskerville. Prima di procedere con l'episodio di BBC Sherlock, vorrei tornare indietro di circa 130 anni e leggervi un frammento del romanzo di Sir Arthur Conan Doyle, Il mastino di Baskerville. Per chi non avesse mai letto i racconti del nostro amato detective, ci tengo a precisare che la voce narrante è quella del personaggio di John Watson, che, in assenza di Sherlock Holmes, sul treno, seduto di fronte al signor Henry Baskerville, dà sfogo a questi pensieri. Baskerville rimase a lungo a fissarla, e dal suo viso intento compresi cosa significasse per lui vedere per la prima volta quello strano luogo dove gli uomini del suo sangue avevano dominato così a lungo e lasciato un'impronta così profonda. Se ne stava seduto lì, con il suo vestito di tweed e il suo accento americano, nell'angolo di un prosaico scompartimento ferroviario. Eppure, osservandone il volto scuro ed espressivo, sentivo più che mai di trovarmi in presenza di un discendente di quell'antica stirpe di uomini dal sangue caldo. Orgogliosi e dominatori. C'era fierezza, coraggio e forza nelle sue folte sopracciglia, nelle nari sensibili, nei grandi occhi castani. Se in quella impervia e minacciosa brughiera ci avesse aspettato una ricerca difficile e pericolosa, per quell'uomo si poteva osare di correre un rischio, con la certezza che lo avrebbe condiviso senza esitazioni. Da questo breve stralcio possiamo intuire quanti pensieri del dottor Watson siano spontanei. Possiamo quasi percepire come l'attenzione verso la fisicità, l'animo umano descritti dal medico militare siano neutrali e incondizionati dalle congetture tipiche di quell'epoca. Considerando che nell'epoca vittoriana l'omosessualità era un reato, punibile con lavori forzati, castrazione chimica, addirittura la pena di morte, ricordando l'arresto di Oscar Wilde nel 1895, accusato di indecenza a causa dei contenuti delle sue opere, viene da chiedersi qual è il vero significato dietro le avventure di Sherlock Holmes. Questi racconti nascondono una storia d'amore allora considerata indecente. Quali erano le vere intenzioni di Conan Doyle? Ma soprattutto, come cazzo è possibile che non l'abbiano arrestato? Ma che sta ricchiona? No, ma dopo che leggo... Allora... se ne stava seduto lì, però... uomo dal sangue caldo, orgoglioso e dominatore, dalle folte sopracciglia, per quell'uomo si poteva osare correre il rischio con la certezza. Ma dai, impiccato subito. Ma di che prove avevano bisogno? Cioè, ma mancava solo che Watson si inginocchiasse sto c***o. Quando mi chiedono che tipo di video io carichi su YouTube, a chiunque non conosca Sherlock, dico che faccio sensibilizzazione alle tematiche LGBT attraverso una serie TV. Vi sentite sensibilizzati? Non è tale o quale la DGC? Comunque, mascalzoni, torniamo all'era dei mastini e riprendiamo da dove eravamo rimasti. Mentre John fuggiva da uno Sherlock isterico, ci mostrano Henry Knight a casuccia sua, seduto sul divano che guarda la TV e vede solo cani che abbaiano, le luci del giardino che sparano a mille, qualcosa di indefinito che sbatte contro la sua vetrata. Si prospetta una notte di merda, si impanica, prende la pistola e comincia ad urlare per la disperazione. Bla bla bla. Cambio scena. John e la dottoressa Mortimer stanno cenando insieme. Lui fa il marpione, lei ride, lui le offre da bere, lei capisce che il dottore sta cercando di ubriacarla, ma è ben disposta, quindi ci sta. Ma non del tutto. John aveva provato a chiedere informazioni su Henry, ma lei non può parlare dei suoi pazienti, quindi John furbamente chiede del padre. Quindi mi dica, la storia della cospirazione era un pazzo visionario? La dottoressa risponde: si è pazzi solo quando si sbaglia. Parlando di cospirazione, sapete chi altro viene chiamato pazzo visionario? Qualunque affiliato o credente nella TGLC, The John Locke Conspiracy. Ad oggi gran parte del fandom pensa che ci siamo sbagliati, esattamente come la dottoressa pensa che il padre di Henry si sia sbagliato su Baskerville. Alla fine dell'episodio scopriremo che la dottoressa aveva torto.
ma per il momento, come Harry, siamo finiti in un incubo horror. Per lui il mastino, per noi the final problem. La donna non intende dire troppo sulle faccende che coinvolgono Harry, ma quando John dice di avere un amico con lo stesso problema, la dottoressa sembra voler dire qualcosa di più. Ma arriva il dottor Frankland. Uè, dotto, come procedono le indagini? Quali indagini? Ma come? Non legge il blog? Sherlock Holmes, il detective privato, e il suo assistente. Ah, beh, assistente convivente. La dottoressa se ne va con un rodimento di culo infinito. Perché non offri da bere a lui? Credo che tu gli piaccia. E considerando che Frankland è uno specchio di Mary, potrebbe anche avere ragione. Cambio scena. Vediamo Sherlock su una rupe che guarda il villaggio da lontano. Ci torneremo fra un secondo. Sherlock irrompe in casa di Harry, schizzato totale. Cerca di non far capire al riccone cosa sta combinando. Infatti finge di preparare un caffè credendo che la droga fosse nello zucchero. E quindi ne ruba un po'. Tornando alla scena della rupe, possiamo dedurre che Sherlock sia stato sveglio tutta la notte, lontano dalla locanda, per evitare di dormire con John. Ma sapeva di essere stato drogato. Perché smaltire la droga lontano dal suo collega se l'unico dubbio che aveva riguardava il cane? Mentre con Harry, Sherlock si interroga sul perché il riccone abbia usato proprio la parola mastino. Da questo momento in poi però useremo la parola hound invece di mastino, altrimenti non ne verremo a capo. Cambio scena. Il nostro consulente ha bisogno di riavvicinarsi al suo collega. Mentre medita sul da farsi, Sherlock vede John nel cimitero del posto seduto su un bizzolo. Bizzolo italiano. Sherlock si avvicina fingendo nonchalance, ma sapendo che il dottore è impuntato chi spilli. Gli chiede del codice Unkra. John gli dice, no guarda, lascia stare. E comincia ad andarsene a passo svelto. Sherlock lo insegue senza troppa dignità. Prova a chiedere della dottoressa Mortimer, fa una battuta su questo, John gli chiede di risparmiarsele finché Sherlock lo prende dal braccio e lo fa voltare per guardarlo in faccia. John, ieri notte so che non posso aver visto un cane, ma l'ho visto e ho bisogno di sapere come. Come? L'unico problema è che il detective ha ben pensato di intraprendere questa discussione con la camicia sbottonata fino ai capezzoli. Quindi John di tutta questa manfrina non ha ascoltato niente. Ma John resta fermo sul suo orgoglio e va via di nuovo. E a questo punto Sherlock lo ferma. John, quello che ho detto ieri sera è vero. Io non ho amici. Ne ho soltanto uno. Paraculo! A John può avergli fatto relativamente piacere questa mezza confessione, ma non basta. Ovviamente a John non basta e gli gira nuovamente le spalle. Mentre va via, Sherlock ha l'illuminazione. Capisce, grazie allo spunto di John sull'acronimo UNCRA, che la parola hound potrebbero essere delle lettere puntate. E quindi parte. John, tu sei fantastico, sei grandioso, sei un conduttore di luce, non sarai un uomo brillante, ma stimoli il genio degli altri. E John, e cosa ho fatto per essere così stimolante? Non so io che fatto. Quello che si è visto mancare la cotanta presenza di John sotto mano e gli è venuto il genio. Il conduttore di luce. Sapete come direbbero da noi in Calabria? Direbbero che tira chiù un pilu i John. Canugarri vuoi. Fermi tutti, perché vediamo Sherlock sospirare indignatissimo. Trovandosi di fronte alla porta della locanda, si sfionda dentro, alterato, verso niente poco di meno che l'ispettore Lestrade. John lo vede. Ciao Greg. E Sherlock. E certo, Mycroft viene a sapere di Baskerville e mi fa mandare un controllore in incognito, è per questo che ti fai chiamare Greg. È il suo nome. Lestrade sbotta. Senti, io faccio solo quello che mi chiede tuo fratello. Lo sappiamo che fai solo quello che gli chiede suo fratello. Piccolo cambio scena. Sherlock prepara il caffè a John. Quest'ultimo quasi si dispiace, gli dice dai, non devi scusarti continuamente. Lo assaggia. Si accorge però che c'è lo zucchero e gli fa schifo. Ma Sherlock fa un broncio dolce, un po' apatico, vuoto e dispiaciuto. E John giustamente dice, e quando mi capita che questo mi coccola così? Fa questo sforzo e beve tutto. È fatta. Sherlock pensa che John abbia appena ingerito la droga.
John ha saputo come sfruttare Lestrade in merito alla situazione. L'ispettore sta interrogando i locandieri che confessano di aver avuto un cane che si aggirava per la brughiera, ma che successivamente hanno dovuto abbattere. Sherlock aveva capito che il cane non era stato abbattuto, ma quando Lestrade chiede se secondo lui la versione dei locandieri fosse attendibile, Sherlock dice che non ha motivo di non credergli. Prima della quarta stagione avremmo tranquillamente potuto collegare questo comportamento all'affetto per Barbarossa, un cane a cui dice nel Mind Palace: stanno portando via anche me. Dopo essere stato sparato dalla vostra adoratissima Mary. Facendoci intuire che questo cane fosse stato tipo abbattuto. Continuo a non trovare alcun collegamento con Yurus, Victor e tutto The Final Problem. Se, ripetiamo, in The Final Problem Sherlock non ricordava affatto cosa fosse successo a Barbarossa, perché nel Mind Palace ricordava un avvenimento abbastanza preciso? Culo, andiamo avanti. John chiede a Sherlock se il cane visto nella brughiera possa essere quello della coppia di locandieri. Sherlock è convinto di sì, ma sottolinea al collega che ciò che ha visto lui è un cane enorme, mostruoso, luminescente, che brillava di luce propria. Il punto è che hanno bisogno di tornare a Baskerville, ma stavolta con un permesso vero e proprio. Quindi si chiama Mycroft. Fratellino, facci entrare! Entrano come se ce l'avessero solo loro. Sherlock si ferma a discutere con il maggiore Barrymore, che ha i cazzi che girano a 180 km orari. Dice: non so cosa si aspetti di trovare qui. Sherlock risponde: la verità. E qui, stando alla teoria di Baskerville, che rappresenta la metafora dell'intera produzione di BBC Sherlock, che tenta di tenere nascosta la John Locke finché i tempi non saranno proficui, la risposta di Barrymore è interessante. Ah, ho capito. Tu sei uno di quelli che crede nelle cospirazioni. Il tutto detto in maniera molto sprezzante. Ci ritorneremo nell'ultima parte. Intanto ci fanno vedere ancora Harry, a casa sua, che tenta di dormire, ma che viene svegliato continuamente dagli incubi. Questo rafforza molto la relazione con il suo specchio. John, che si sveglia di soprassalto per gli incubi della guerra. Cambio scena. John entra da solo in un laboratorio. Girando, si va a ficcare nello stesso stanzino da cui era uscito il dottor Frankland la prima volta che l'hanno incontrato. Dei tubi perdono gas e John inala tutto. Esce dalla stanza e da qui il delirio. Sparafresciano John con delle luci che si accendono e si spengono, suoni insidiosissimi e tra cui un allarme che sembra l'intro di una tarantella calabrese. All'improvviso tutto si quieta e noi vediamo le luci spegnersi. Qui la scena è molto metaforica e simbolica, che vi piaccia o meno. Qui cercano di farci capire più precisamente cosa Bluebell rappresenti. Come vi dissi nella prima parte dell'episodio, i conigli fluorescenti come fatine rappresentano, detto terra terra, l'elemento gaio dietro BBC Sherlock. Premetto come sempre che l'analisi della TGLC è stata fatta prima della quarta stagione, eppure tante cose in senso lato, ovvero se vogliamo analizzare la quarta stagione come l'incubo dei fan, lo stesso incubo che stanno facendo vivere ad Harry, specchio di John, specchio dei fan, allora tutto in qualche modo quadra. Sono tutti convinti che Baskerville nasconda i mostri, gli alieni, il gigantesco mastino, ed effettivamente è quello che ci hanno rifilato. Una sorella squilibrata uscita da un film horror, un gioco sadico alla Soul enigmista, il crime, la droga. Ma non è quello che nasconde Baskerville al momento. La Baskerville dei mostri, dei mastini, era la Baskerville del passato. Un passato in cui Sherlock è stato rappresentato da cani e porci come il detective dalla grande mente, l'anaffettivo senza scrupoli, ma ogni tanto fidanzato con Irene all'occorrenza. La nuova Baskerville non è questo. La nuova Baskerville è quella dei conigli fluorescenti. La nuova Baskerville è questa serie TV che presto o tardi dovrà svelare la vera storia di Sherlock Holmes e John Watson. Ai fini di trama, il coniglio ha un significato ancora più preciso. Il coniglio non è
la John Locke, ma è proprio John. Ciò che serve affinché la John Locke si realizzi, in parole povere, è che John si accorga che è corrisposto da Sherlock. Sherlock sa perfettamente che John lo vuole. E dopo che ha origliato la conversazione con Erin, è John che adesso deve accorgersi di Sherlock. E non è facile, perché quello sta tentando di nasconderlo in tutti i modi. E più andremo avanti, più sarà difficile per John arrivare a questa conclusione. Quando accadrà, mi auguro per gli studi della BBC e per tutto il personale lavoratore che accadrà, quando accadrà, non sarà Sherlock a raggiungere la consapevolezza, come accade in moltissime fanfiction. Non si accorgerà all'ultima puntata di amare il suo collega. Sarà John che alla fine dirà: tu mi hai amato per tutto questo tempo e io lo vengo a sapere solo adesso, brutto pezzo di merda. Ma adesso, in questo episodio, non è né tempo né luogo. John non deve sapere di Sherlock. Noi non dobbiamo sapere della John Locke. Quindi il coniglio va nascosto. E qui torniamo da John al laboratorio. Ciò che sto per dirvi è l'analisi della TGLC riportata così com'è, perché onestamente non trovo interpretazione migliore. John è stato sparaflesciato da tutte quelle luci. Quella luce che farà illuminare il coniglio al buio sono i sentimenti di Sherlock per John. Ma John ha visto troppo, tanto che quando la luce si spegne non è in grado di adattarsi al buio, finché comincia a sentire i ringhi del cane. Metaforicamente, chi è il cane? Cosa terrorizza John? Scappa e si nasconde terrorizzato, come fosse un coniglio. La presenza del cane si fa sempre più vicina. Chiama Sherlock al telefono e lui non risponde. Disperato si chiude in gabbia, proprio come un coniglio. Richiama Sherlock, finalmente risponde, ma il cane è vicinissimo. John è terrorizzato in un angolo, lo vede? Vede il cane, ma in un istante tutto finisce. Vediamo Sherlock aprire la gabbia. John tira un esasperatissimo sospiro di sollievo e ci accorgiamo di una cosa. La luce è sempre stata accesa. La droga aveva agito su John e trovarsi nell'oscurità da solo era parte delle sue paure. Metaforicamente, vediamo quanto John sia perso nell'oscurità senza Sherlock. Cosa che accadrà nella quarta stagione. Io l'ho detto fin dal principio che questo episodio era pieno di metafore, specchi e simbolismo. L'ha scritto Margettis e dice di essersi fatto un mazzo tanto per partorire questo episodio. Ma se lo guardate senza metafore, senza simbolismo, John Locke, cazzi e mazzi, questo episodio preso da solo è un po' una merda. Ma torniamo un attimo alla realtà. John è fuori di sé. Sherlock tenta di tranquillizzarlo, dice che è tutto ok, ma John ha visto il cane e quelli siamo noi che abbiamo visto The Final Problem e siamo nelle sue esatte condizioni. No, it's not! It's not okay! Ed è curioso ciò che ne segue. I saw it, I was wrong. John sosteneva che non ci fosse alcun cane. Come noi fan della John Locke sostenevamo con grande sicurezza che fosse impossibile che alla fine di BBC Sherlock ci rifilassero un finale tanto brutto quanto lontano dalla realtà. Ma lo abbiamo visto e abbiamo reagito così. What did you see? I told you, I saw the hound. Huge red eyes. Yes. Glowing. Yeah. No. What? Ma poi Sherlock continua. You saw what you expected to see because I told you. You have been drugged. We have all been drugged. Io ho già detto tutto quello che dovevo dire. Ora traete voi le conclusioni. Ragazzi, per oggi ci fermiamo qui perché penso che questo video sta venendo lunghissimo. Vi ringrazio per essere arrivati qui finora. Spero tanto che questa parte dell'episodio vi stia facendo riflettere sulla quarta stagione. E niente! Come al solito vi invito a scegliere gli hashtag. Io vi propongo: più dolce di un bocciolo, c'è solo John sul bizzolo. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così ogni volta che pubblicherò un video vi arriverà la notifica per la vostra gioia. Mettete il mi piacione, non so dov'è, io se mi piace indicarlo però. E iscrivetevi al canale, vi prego, sono lì ad elemosinare iscritti, aspetto sempre che arrivino. Devo fare tipo qualche challenge, tipo quelle cose, se arriviamo a 1000 iscritti, io che faccio? Non lo so, faccio un video in cui commento una fanfiction Sherlolli. Si è spenta pure la luce. Non ho detto Sherlolli. Qui mi sta cadendo tutto, mi sta abbandonando pure il piedistallo. Mi stanno dicendo di finire questo video una volta per tutte. Niente.
Mi piacione ve l'ho detto, commenti ve l'ho detto, iscrivetevi al canale. Se arriviamo a 1000 iscritti, leggo una fanfiction Sherlock con tanto di commenti. Si può fare? Non so se si può fare. Cioè, la posso prendere io così da FFP una fanfiction a Muzza e leggerla? O c'è qualche tipo copyright? Non lo so. Ditemi voi, io non sono esperta su queste cose. Fatemi sapere, voi siete le scrittrici. E niente, ragazzi, vi saluto. Un bacione, grazie a tutti. Ciao!